Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del capitano Marcello Capodiferro, nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, in sostituzione al maggiore Francesco Garzia. Bergamasco di nascita e lodigiano di adozione, il capitano Capodiferro milita da 20 anni nell'arma e ha prestato servizio come ufficiale a Genova e in Sardegna. Sentiamo l'intervista e il saluto che ha voluto rivolgere alla comunità dell'Alto Garda. Può presentare brevemente le linee guida del suo nuovo comando? Le linee guida sono fondamentalmente basate su due pilastri, quello della prevenzione attraverso il controllo del territorio e quello della vicinanza ai cittadini. Chiunque abbia una necessità si può avvicinare alle nostre stazioni che sono distribuite sul territorio e rappresentare qualsiasi tipo di esigenza, che sia un consiglio, che sia una denuncia. Siamo pronti a ricevere qualsiasi istanza e a dare una risposta che sia soddisfacente per i cittadini. Sì, se può darci poi un parere sulla sua prima impressione sull'Alto Garda, sia come persona che si è trovata a viverci, sia dal punto di vista professionale e operativo. L'impressione è ottima, sia dal punto di vista mio personale. Mi trovo in un ambiente molto bello, luoghi veramente bellissimi. E professionalmente trovo una situazione molto ben organizzata, efficiente e che mi consentirà di lavorare e impegnarmi con la massima serenità. Bene, in ultimo, se vuole affidarci un messaggio per i cittadini dell'Alto Garda. I carabinieri della compagnia di Riva su tutto il territorio sono sempre stati molto disponibili, per qualsiasi esigenza. Il mio impegno è quello di garantire ancora e di più la massima disponibilità. Successivamente si è tenuto all'Hotel Centrale di Riva un brindisi di commiato al capitano Andrea Oxiglia, comandante di stazione di Riva del Garda, che questo fine settimana si trasferirà a Trento al comando del nucleo operativo. Trasferimento accettato solo per spirito di servizio, dato l'amore che lo lega alla cittadina gardesana dove ha vissuto per 7 anni, simboleggiato da una poesia da lui composta che ha voluto leggere alla presenza delle massime istituzioni cittadine. Ve la proponiamo in versione integrale. La Nebusa, s'chap de querti, che me vardè solandri, voria tenirve con mi fore for. Podessa ve manieria, pasteria sta terra imbrumada de ciel, impastà con gozzat de ora ziosa, do copi bruni ben cotti e nadasa d'olive de narzente marzolin. E in toc de brion pane scarsela, e porteria con mi, zugatolon compagno, che te gesconde l'acca al castel de Arco. Rocchetta ti sta bona, vecia si ora postada su un canapè de spegi che slusega e sguazza, feride sdentata dalla tua Santa Barbara. Vei con mi busa, vei, non sta a lasciarmi proprio adesso in tena giazzera de dolor, che nol polsto me cor farghe la saverte soliva, in zenociada a pregar l'inviolada e a supiar die not sui mocoi e impisai de nanavene insognada. Carezzene coi maroneri d'abroglio, smorza il vento e i sossighi, tasi in atim, fa che da sol se metta a sonar quel tocor stonà che la renga entona, dedicata ai miei cittadini della Busa. E buon lavoro a tutti. Grazie a tutti. Grazie.